Buongiorno, sono Mario Casari, docente di lingua e letteratura persiana presso l'Istituto Italiano di Studi Orientali dell'Università Sapienza di Roma. Il libro che vi presento oggi è I minareti e il cielo, racconti persiani del Novecento, un'antologia pubblicata ormai più di 30 anni fa a Palermo dalla casa editrice Sellerio. La letteratura persiana contemporanea, fortunatamente, è sempre meglio conosciuta anche in Italia, grazie al lavoro di bravi traduttori e all'opera preziosa, in particolare, di alcune piccole case editrici. Questo libro, però, pubblicato nel 1989, è un volume pioniere, sia per l'epoca della sua pubblicazione che per la struttura che proponeva. Si tratta infatti di un'antologia di 13 racconti brevi di alcuni dei maggiori scrittori iraniani del Novecento, da Sadegh Hidayat a Muhammad Ali Jamalzadeh, da Buzurg Alavi a Jalal Oleh Ahmad, da Simin Donishvar a Ghulam Hossein Saeedi e altri. La scelta e la traduzione sono opera di Filippo Bertotti, iranista ed eccellente traduttore, che firma anche una fine introduzione che inquadra la nascita e gli sviluppi di questo genere letterario in Iran, con l'innesto di una forma di matrice europea, quella del racconto breve, su una tradizione letteraria estremamente ricca e profondamente radicata. Come scrive Bertotti nell'introduzione, il racconto persiano nasce formalmente perfetto, quasi in virtù di una congenialità istintiva. Poi, nel corso del Novecento, si evolve bruciando le tappe. Con l'assimilazione delle nuove tecniche che a ondate, di volta in volta, arrivano da Occidente e scoprendo, non di rado, la giusta formula di sintesi tra quelle e gli spunti offerti dall'ambiente e dalla sensibilità estetica locali, l'una e l'altra ricchi di varianti. Di ciò intende dar conto la presente antologia, affiancandosi ad altre affini apparse in varie lingue europee e, all'epoca scriveva, non ancora in Italia. L'interesse dunque è innanzitutto di natura letteraria e sociologico solo in seconda battuta, benché questo, come ogni altro narrare, sia un'occasione preziosa per accostarsi a immagini sensibili, vivide e sfaccettate di una realtà lontana che il quotidiano profluvio delle notizie occulta piuttosto che illuminare. Ciò nonostante, stimolo e riferimento sullo sfondo è sempre la storia, in questo caso vicende poco note alla gran parte di noi. Questa introduzione offre quindi un notevole affresco della storia politica, sociale e culturale del Novecento iraniano e aiuta a decifrare la complessità dei temi affrontati e delle attitudini assunte dagli intellettuali iraniani nell'arco di un secolo che è stato testimone di profondi rivolgimenti: l'incontro con la modernità e l'eredità tradizionale, l'impegno sociale e l'estraniamento visionario, il surrealismo malinconico e la satira politica, l'epica contadina e popolare e il simbolismo lirico e così via. Non potendo parlare di tutti i racconti dell'antologia, vorrei soffermarmi ora brevemente sui due che occupano esattamente il centro del volume, il sesto e il settimo. Il primo di questi due è quello che dà il titolo alla raccolta, I minareti e il cielo, in persiano Guldaste-Hava Falak, di Jalal Oleh Ahmad. Ci torneremo brevemente tra poco. Il secondo è un racconto scritto invece dalla moglie di Oleh Ahmad, anche lei importantissima scrittrice e intellettuale del Novecento iraniano, Simin Donishvar. Questo secondo racconto è dedicato al marito, di cui narra gli ultimi giorni prima della morte precoce, avvenuta nel 1969 all'età di 45 anni. Il titolo infatti è Il crepuscolo di Jalal, in persiano Ghurub-e Jalal. È un racconto di grande intensità, che fornisce con rapidi ma precisi cenni un intero itinerario intellettuale che è stato esemplare di tutto il secolo iraniano, ma che è, come racconto, anche ricco di passaggi di commovente slancio lirico e di un fondo struggente di umana solidarietà e di amore. A mio avviso è senz'altro uno dei racconti più belli di questa antologia. Tornando al racconto di Oleh Ahmad, l'importante figura di questo intellettuale è ben descritta da Bertotti nella scheda che introduce il racconto. Egli fu tra gli intellettuali iraniani del dopoguerra, forse il più ascoltato e influente, certo il più lucido e coraggioso nell'affrontare nodi cruciali della moderna storia persiana. La penetrazione economica delle potenze occidentali, la
l'acculturazione, la distruzione del retaggio culturale e religioso, la responsabilità della classe intellettuale e il distacco tra quest'ultima e il popolo, che egli più di ogni altro percepì e patì. Ole Ahmad ha svolto una multiforme attività di scrittore impegnato tra traduzioni, ricerche etnologiche e folcloriche condotte tra le popolazioni rurali e nomadi dell'altipiano, opere di saggistica, tra cui il fondamentale Occidentosi, in persiano Gharbzadeghi, saggio molto importante e severa critica del neocolonialismo, e naturalmente numerosi racconti e romanzi. Per quanto riguarda i temi della narrativa di questo scrittore, leggiamo ancora che cosa scrive Bertotti. Dopo una prima fase in cui predomina il realismo e la critica sociale, ma con grande sottigliezza nell'analisi dei caratteri e nell'uso del linguaggio semplice e colloquiale, Ole Ahmad tornò in seguito a concentrarsi sull'ambiente della sua infanzia, sul tessuto della vita familiare guardata con gli occhi spietati del bambino e dominata dalla figura paterna e dai valori che ambiguamente incarnava, ora dolcissimo miraggio, ora incubo doloroso. La medesima duplicità si ritrova nel racconto qui tradotto, a iniziare dal titolo, dove il termine cielo, in persiano falak, che intende volta celeste, è identico al termine che indica quella specie di gogna per la fustigazione che compare in chiusa al racconto. In questo gioco di parole si può intravedere uno dei nodi centrali della riflessione di Ole Ahmad. Il racconto infatti è la storia di due ragazzini di una scuola che sono affascinati dai minareti della moschea adiacente e desiderano esplorare e compiere il viaggio in cima a questi minareti fino alle basi del cielo, dovendo poi inesorabilmente pagarne delle conseguenze assai più prosaiche. L'inizio del racconto ci introduce a questa irresistibile attrazione che è provata dai due ragazzi. Il guaio era che ti mettevano addosso una gran voglia di salire i minareti della moschea. Non che avessero niente di speciale quei minareti, ma chissà perché li avevamo sempre negli occhi. Seduti in classe a fare i compiti o quando giocavamo in cortile, col direttore che ci stava alle costole e strillava ora di starsene all'ombra, ora di rimanere al sole, ecco che correndo dal sole all'ombra o dall'ombra al sole, immancabilmente lo sguardo ci cadeva sui minareti. E le sere d'inverno, che riempivi la caraffa e versavi in fondo alla corte una lunga striscia d'acqua perché la notte gelasse, e uscendo l'indomani mattina era bello pattinare sulla pi sottile pista di ghiaccio senza bisogno di guardare dove mettevi i piedi, bastava divaricarli a destra e a sinistra, tenersi in equilibrio e lasciare che la spinta ti portasse fin dove il ghiaccio finiva. O quando sdrucciolavi e rotolavi per terra e dopo un attimo, ripreso fiato, saltavi su per un'altra rincorsa. E qualunque altra cosa facessi, i minareti li avevi sempre negli occhi e ogni volta che voglia di salire ti mettevano in corpo. Quanto alla cupola, non era certo la fine del mondo, coi suoi mattoni a vista, le feritoie per i piccioni, gli stessi che avevano cosparso la moschea di uova puzzolenti dal pavimento al tetto. Era grezza e massiccia, senza neanche le decorazioni a maiolica che trovi in ogni cupola che si rispetti. Come quella addossata alla nostra prima casa, ad esempio, che a salire in terrazza e saltare sulla volta del mercato ci si poteva arrivare a due passi. E allungando le braccia l'avremmo anche toccata, fossimo stati appena un pochino più grandi. Ma i minareti erano un'altra cosa. Col fusto di mattoni solcato di fenditure e la cuspide troncata di netto, come un cetriolo decapitato col coltello. In alto terminavano piatti ai piedi del cielo. Alla base poggiavano sul tetto della moschea e proprio là occhieggiava la porticina della scala che si inerpicava nel ventre di ognuno di essi. La si poteva vedere fin dal cortile della scuola, la sagoma della porta. Per salire là sopra bastava trovare le scale che portavano sul tetto della moschea. O meglio, per trovarle le avevamo trovate, solo che la porta in basso era chiusa da un lucchetto e la chiave l'aveva di sicuro il muezzin, o forse il custode della moschea. Bisognava scovare il modo di aprire quella porta. Altra via ai minareti non c'era, lo si capiva anche dal cortile. E il racconto poi procede con questa esplorazione. Sentirete questo inizio anche in persiano e vi auguro buona lettura. گلدسته ها و فلک. بعدیش این بود که گلدسته های مسجد بعد جوری هوس بالا رفتن رو به کله آدم میزد. ما هیچ کدوم کاری به کار گلدسته ها نداشتیم، اما نمیدونم چرا مدام توی چشممون بودن. توی کلاس که نشسته بودی و مشق میکردی، یا توی حیاط که بازی میکردی و مدیر مدام پاپی میشد و هی داد میزد که
اگه آفتاب میخوای این ور، اگه سایه میخوای اون ور. و اون وقت از آفتاب که به سمت سایه میدویدی یا از سایه به طرف آفتاب، بازم گلدسته ها توی چشمت بود. یا وقتی عصرای زمستون میخواستی آفتابه رو آب کنی و ته حیات جلوی ردیف مستراها رو یه خط دراز آب بپاشی تا برای فردا صبح یخ ببنده، و بعد وقتی که صبح میومدی و روی باریکه یخ سر میخوردی و لازم نداشتی پیش پاتو نگاه کنی و کافی بود که پاها رو چپ و راست از هم باز کنی و میزون نگهشون داری و بذاری که لیزی روی یخ تا آخر باریکه بکشوندت، یا وقتی ضمن سوریدن زمین میخوردی و همینجور درازکش داشتی خستگی در میکردی تا از نو بلند شی و دورخیز کنی برای دفعه بعد، و در هر حال دیگه که بودی مدام گلدستای مسجد توی چشات بود و مدام به کلت میزد که ازشون بالا بری. خود گنبد چنگی به دل نمیزد، لخت و آجوری با گله به گله سوراخ‌های برای کفترا عین تخم مرغ خیلی گنده از ته بر سقف مسجد نشسته بود، نخراشیده و زمخت. گنبد باید کاشیکاری باشه تا بشه بهش نگاه کرد، عین گنبد سید نصرالدین که نزدیک خونه اولیمون بود و میرفتیم پشت بام و بعد میپریدیم روی طاق بازارچه و میومدیم تا دو قدمیش. اگرم بزرگتر بودیم دست که دراز میکردیم بهش میرسید. اما گلدسته ها چیز دیگری بود، با تن آجوری و ترک ترک و سرهای ناتموم که عین خیار با ضرب چاقو کلشون رو پرونده باشید و کفهی که بالای هر کدوم زیر پای آسمون بود و راپلهی که لابد در شکم هر کدوم بود و درهای ورودیشون رو ما از توی حیات مدرسه میدیدیم که بیخ گلدسته ها روی بام مسجد سیاهی میزد. فقط کافی بود راه پله بام مسجد رو گیر بیاریم، یعنی گیر که آورده بودیم اما مدام قفل بود و کلیدش هم لابد دست مؤذن مسجد بود یا دست خود متولی. باید یه جوری درش رو باز میکردیم وگرنه راه پله خود گلدسته ها که در نداشت، از همین توی حیات مدرسه هم میدیدیم.